Buonasera, siamo di nuovo qui con Antonio Segnini, che ringrazio perché dopo che il nostro precedente video che riguardava in particolare l'analisi del delitto degli Scopeti, ci è venuta l'idea di farne un altro in cui allargare il discorso alla teoria di Antonio complessiva che riguarda il mostro di Firenze, della quale appunto Antonio dà una soluzione che è nota alla maggior parte degli esperti mostrologi, e no, ma che qualcuno ascoltando per la prima volta questo video potrebbe anche non conoscere. È una teoria che, lo dico subito, io conosco da parecchio tempo, perché sono stato uno dei lettori del primo libro che aveva scritto Antonio, che era in formato solo PDF, mi sembra, no? Sì, era un PDF autopubblicato. Era La verità sul mostro di Firenze. Io l'avevo molto apprezzata, soprattutto, e lo confermo, perché è molto, molto avvincente da leggere. Sembra un giallo che finisce con una doppia soluzione a scatole cinesi, perché partiva dall'esaminare, da sottoporre a critica la teoria allora prevalente, ancora adesso quella principale, perché è quella giudiziaria, cioè la teoria dei compagni di merende, per arrivare poi a dimostrare che non era proprio questa la soluzione, ma una che tutto sommato gli si avvicina, pur essendo parecchio diversa. Allora, prima di iniziare, come abbiamo concordato, un fuoco di fila, io farò la parte un pochettino dell'avvocato del diavolo, del bastian contrario, perché cercherò di esporre quali sono le obiezioni principali che si fanno che lui conosce, è ben abituato a controbattere, immagino. Prima di arrivare a questo, vorrei chiedere ad Antonio di spiegarci come è arrivato alla sua ipotesi di soluzione sul caso del mostro. Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Ecco, io sono arrivato a questa soluzione partendo dalla fiction che venne trasmessa per la prima volta una quindicina d'anni fa, 13 anni fa, credo, su Sky, che in 6 puntate, che mi trovò assolutamente contrario, diciamo assolutamente perplesso sulla soluzione che veniva proposta. Io mi ricordo che la fiction finiva con l'orizzonte aperto sulle 7 e io mi domandai: ma dove siamo andati a finire? Ecco, per cui da questa fiction, io onestamente fino ad allora mi ero sempre occupato molto poco dell'argomento, molto superficialmente, ero arrivato fino a Pacciani e poi non sapevo niente del seguito. Decisi di informarmi meglio e incappai in un video molto suggestivo che si chiama Il caso del mostro di Firenze, e credo che sia ancora presente. Ecco, questo video presentava una soluzione che onestamente per me fu come un'illuminazione. Cioè, mi resi conto che il ragazzo, che poi credo che fosse un ragazzo, che aveva fatto questo video, secondo me aveva scelto la strada giusta. Però è chiaro, dall'intuizione poi sono dovuto passare a uno studio della soluzione, e con il tempo mi sono reso conto che i tasselli, come in un puzzle, tornavano tutti. Cioè, effettivamente quella soluzione spiegava tutto. Poi di lì ho fatto questa pubblicazione, autopubblicazione del book, spinto dall'entusiasmo. L'ho fatta un po' troppo presto, ho sbagliato il titolo, ma poi mi sono ripreso, perché da quel momento in poi ho iniziato uno studio molto molto approfondito della documentazione. Ho aperto un paio di blog prima di aprire quello definitivo, che si chiama anche lui Quando sei con me il mostro non c'è. Dopodiché ho aperto un canale YouTube insieme al mio collaboratore Leonardo Settimelli, che vorrei ricordare che è bravissimo, e mi ha aiutato in tutto questo lavoro mio figlio, fino all'ultimo stadio,
che è quello del libro che è stato pubblicato qualche mese fa, 3 mesi fa, 2 mesi fa, adesso non mi ricordo bene, ma insomma su Amazon, dopo che l'editoria tradizionale ha mostrato, diciamo così, un po' di paura, ecco, un po' di paura nel pubblicarlo. E in questo libro è raccolta la mia teoria, però vorrei dire che chi avesse in mente di leggerlo, ma pensa, no, ma questo mi sta raccontando quello che io già so. No, il libro allora è molto approfondito, non soltanto sulla teoria, che è la parte finale, ma io faccio tutta la ricostruzione dei delitti, delle indagini, vado a individuare una figura di assassino indipendentemente dal suo nome e poi propongo il mio assassino cercando di dimostrare che sulla base sia del suo coinvolgimento nelle indagini, di quello che si è saputo di lui, sia su certe sue caratteristiche che si confanno in modo, secondo me, mirabile, alla figura di assassino che io penso venga fuori dallo studio delle scene del crimine, del comportamento, eccetera, eccetera, e propongo appunto questa figura che tutti sappiamo si chiama Giancarlo Lotti. Ok, che vabbè, ci siamo subito tolti il pensiero. Tolti il pensiero, è Fare lui. il nome, io pensavo che fosse una cosa un po' temeraria fare un nome, però in realtà Giancarlo Lotti è già stato condannato in via definitiva, sia pure in concorso con altri per i diritti del mostro di Firenze, non tutti, ma gli ultimi quattro, mi sembra, per cui non penso che non ci sia niente di male se. Leggendo le carte si arriva a sostenere, è anche defunto tra l'altro, Sì, proprio beh, non ci per può querelare, al contrario di altri, però da lui non potrebbe aspettiamoci querele. avere dei parenti però ora. Sì, beh, non credo che ci sia. Credo che quando morì, che quando fu sepolto, c'era soltanto il parroco che lo aveva accolto nel suo rifugio e il suo avvocato, e non c'era nessun altro. Per cui Vabbè, comunque ormai l'abbiamo, l'hai ormai l'abbiamo detto, detto, ci tu l'hai siamo detto, come sbilanciati. direbbe il Vangelo, e quindi ormai dato e tratto. Allora, io incomincerei subito da un primo punto, non quello che ti aspetti, perché tu magari ti aspetti, ci arriveremo, che adesso io attacchi con il problema principale, cioè sulla capacità di Lotti, in base alle sue caratteristiche personali, di essere il mostro di Firenze, quindi entrando poi nella diatriba, se fino a che punto era un minus habens, se era oligofrenico, se non lo era, se aveva un deficit intellettivo, eccetera, eccetera. Quindi di questo parleremo successivamente. Io invece parto da un'altra cosa, che è quella che nel meditare sul tuo libro, già sul primo, perché poi in realtà sì, certo, è più approfondito su alcune cose, soprattutto per quanto riguarda la ricostruzione del delitto del 68, quello di La Strassinia e di tante altre cose, effettivamente. Però il nucleo, il nocciolo c'era già anche in quello che era uscito, il primo che era uscito negli anni, quando? A metà degli anni 2010, 2015. 2012 forse è uscito, credo Ecco, 2012, sì. quindi cioè, io proprio ripeto, nel terminare quel libro avevo detto, però questa te lo confermo ancora, ti faccio ancora un complimento, che è veramente affascinante. Secondo me sarebbe un soggetto, una sceneggiatura per un film straordinario, effettivamente, perché Penso anch'io, penso anch'io. Sì, è strano che nessuno se ne sia per forse è accorto. vero. Perché non lo sappiamo ancora, molti, molti ne dubitano, tu lo sai, perché sarebbe veramente il classico colpo di scena in una vicenda che Chi lo sa che non si possa dire tra un po', chi lo lascia sa? come si chiama, il lettore o lo spettatore, se è un film completamente sbalordito. Ecco, ripeto, arrivando alla fine, a me la cosa che mi è sembrata, non dico inverosimile, ma più debole, per essere accettata, è il passaggio dalla pistola. Allora, riassumendo, tu hai sempre sostenuto, poi nell'ultimo libro lo dimostri
analizzando tutta la vicenda giudiziaria riguardante il delitto del 68 alla Strassigna, tu sei convinto che alla Strassigna non ha colpito il mostro, ma un altro soggetto o altri soggetti, diciamo il clan dei Mele. Poi tu non dici Sì. esattamente chi sia stato, per cui hanno partecipato un po' tutti. Il Mele, marito della vittima femminile, ma probabilmente anche insieme ad altri suoi parenti. Quindi sono stati loro che, con quella famosa pistola che allora nessuno conosceva, ad aver sparato, Lo La Bianco, coppia Lo Barbara Bianco. Locci e Antonio Lo Bianco, giusto? Questi sono i nomi. Giusto, Non giusto. so se Antonio, che comunque Locci e Lo Bianco. Quindi tu sei convinto, e devo dire che soprattutto nel secondo libro lo dimostri proprio prendendo in esame tutte le possibili obiezioni, eccetera, e sei anche convincente. Quindi partiamo da questo: ok, quel delitto lì è stato commesso con quella pistola, non riguarda il mostro di Firenze. Però questa pistola, come arriva nelle mani di quello che sarà poi il mostro di Firenze, di cui tu hai fatto il nome, come arriverà? Tu dici, arriva per caso, perché di fatto è per caso, perché, Beh, non proprio per caso. beh, insomma, diciamo che si trova a passare vicino al luogo dove viene commesso il delitto e E guarda questo non caso. per caso, però, non si trova a passare per caso. Comunque, Sì, dai, finisci, poi dopo io no, racconto. poi tu poi mi risponderai, quindi io sto mettendola giù cattiva. Il più possibile cattiva la cosa, insomma, tra virgolette, perché siamo così a chiacchierare tra di noi Certo, ma. normalmente, eccetera. Voglio dire, casualmente, nel senso che si trova nelle vicinanze del delitto, guarda caso uno di quelli che sparano, che poi è il marito, ma che non è l'unico ad aver sparato, probabilmente, eccetera, a un certo punto si disfa, butta via la pistola. E appunto, guarda caso, questa espressione così per rendere più colorita l'obiezione, guarda caso capita nelle mani di questo soggetto che poi se la tiene e la cova, tra virgolette, per moltissimo tempo senza neanche mai utilizzare. Io non mi intendo di statistica, però direi che la possibilità che un simile passaggio da pistola sia avvenuta, statisticamente, ce lo potrà dire qualche esperto della materia, è veramente remota. Ecco, devo dire che la cosa che mi ha dato più da pensare riguardo alla tua teoria è questa. Cos'hai da rispondere? Beh, allora, innanzitutto tu hai detto che questo evento è un evento unico, no? Giusto? Come minimo. Perché statisticamente non è mai successo, insomma, non si può pensare che un serial killer nasca da una pistola che a sua volta che aveva ucciso prima di lui. Tra le altre cose. Però io ti faccio un'altra, ti faccio, fa, ti fa, ti faccio questa osservazione. E la vicenda del mostro di Firenze non ti sembra una vicenda unica nel panorama criminologico mondiale? Cioè, si tratta di una vicenda unica, di un serial killer come non ce ne sono altri, che nasce da un evento unico. Ecco, Ok. questo ti dovrebbe far capire che questo evento unico sta proprio alla base dell'unicità del mostro di Firenze, delle sue motivazioni. Cioè di questo si accorse, diciamo, ventilò questa possibilità de facto, che secondo me, se noi escludiamo le dinamiche dove non ci ha capito nulla, per quanto riguarda il disegno della figura dell'assassino, è quello che ci è arrivato più vicino. È lui che ha chiaramente individuato gli assassini del primo delitto al di fuori del mostro, cioè secondo lui quello era un delitto comune,
Che poi, vabbè, potrebbe essere anche che da lì sia nato il mostro tra quella gente, lui non lo dice, no, però dice anche che potrebbe essere che qualcuno Cioè, De Fazio è che stato il ha, primo ad averlo lanciato se, ma in giro. che io sappia, sì, perché se tu leggi sui giornali, poi, vabbè, c'era la pista sarda. Allora, il discorso di un sardo, cioè uno di quelli che ha partecipato al delitto, potrebbe essere diventato il mostro, è partita già con la pista sarda. Ma De Fazio aggiunge qualcosa in più. Lui dice che potrebbe essere anche qualcuno che ha assistito, non quello che si capisce da quello che lui dice, che scrive, no, non, che non era insieme agli altri, che per caso uno che ha assistito, uno che passava, diciamo che passava, poi preciserò come passava il mio assassino, che ha preso questa pistola e questa pistola ha avuto su di lui un'influenza nefasta perché gli ha dato come una specie di, insomma, è un esempio, no? Cioè lui praticamente avendo questa pistola in mano e sapendo che aveva, magari avendolo anche visto, sapendo che aveva ucciso, è stato a sua volta indotto ad uccidere. De Fazio dice che questi casi, per esempio, si sono verificati in assassini che hanno visto dei delitti sui giornali, oppure che hanno visto dei delitti alla televisione e li hanno replicati. Ecco, io faccio questo discorso, che in una platea che vede qualcosa in televisione ci sono migliaia, centinaia di migliaia di persone. E tra queste centinaia di migliaia di persone è facile che ci sia anche qualche maniaco vero, no? Qualche last murderer che si fa influenzare da quello che vede. Ma pensare che quello che prese questa pistola in mano era un last murderer sarebbe una coincidenza mostruosa. Diciamo che non sono così frequenti i last murderer. È più facile che chi prese quella pistola fosse un personaggio tutto sommato normale. Questo personaggio normale è diventato tramite normale, diciamo normale con qualche problema, poi spiegherò. È diventato con in mano questa pistola il mostro di Firenze, con delle motivazioni che sono assolutamente uniche nel panorama dei last murderer mondiale, perché lui non uccideva per un impulso sessuale, uccideva perché voleva uccidere. A parte il primo delitto, quello del 74, dove c'era stato un coinvolgimento con la ragazza. Però, e se mi consenti, vuoi farmi altre domande, ma io posso precisare perché No, va credo. avanti, va avanti. Allora, io ti posso dire, ci sono delle certezze. Una certezza è quella che il delitto, l'occhio bianco, è stato compiuto dai sardi. Cioè, io non capisco come dei mostrologi, chiamiamoli così, di valore, possono escludere i sardi dalla scena del crimine di Signa. Cioè non ha senso, veramente non ha senso, io stento a crederlo, no? Pensiamo soltanto al fatto di Stefano Mele che la mattina del delitto si crea un alibi. Io non voglio tirare in ballo lo solito nome, che è un mostrologo molto famoso e molto bravo, e non lo dico, però questo mostrologo dice, però che alibi era quello? Era un alibi del Menga. Va bene, era un alibi stupido, era un alibi comunque che Stefano Mele aveva cercato di crearsi, cioè quello della malattia. Allora lui era tornato a casa dal lavoro la mattina del delitto, accampando un malore che poi era bruciore di stomaco. Ora io mi domando, quante volte è capitato a tutti noi di tornare a casa dal lavoro perché avevamo mal di stomaco? Io penso che sì, potrà essere capitato, ma insomma è una cosa. Ora che lì sia capitato a Stefano Mele, proprio il giorno del delitto, cioè io non posso credere che ci sia qualcuno che non associa le due cose, cioè non ci posso credere. Cioè è veramente girarsi dall'altra parte e far finta di nulla, far tornare il solitario, no? Allora, siamo sicuri che il delitto fu compiuto dai sardi, anche perché tutte le condizioni al contorno lo dicono. La donna era odiata, aveva svergognato la famiglia, sostanzialmente ci sono tutta una serie di ragioni. E poi c'è la Aveva testimonianza di Natalino. contribuito danno finanziario anche, no? Certo, quello. Poi lì è tutto un discorso che nel mio libro spiego bene tutti questi elementi, qui non è che posso dire tutto, però sostanzialmente una certezza è che quel delitto fu opera di Sartre.
Una seconda certezza, altrettanto importante, è che la pistola fu lasciata sul posto. Questa è una certezza perché, lo spiego. Il Mele, il giorno dopo, il secondo giorno successivo al delitto, nel primo lui disse che non sapeva niente. Il secondo giorno accusò Salvatore Vinci di averlo accompagnato sul posto, di avergli dato una pistola e lui poi avrebbe sparato. Finito di sparare, questa pistola la lasciò lì, disse di averla lasciata lì. La pistola naturalmente non venne trovata, se no noi non saremmo oggi qui. E non venne trovata. Allora Stefano Mele cambiò versione e disse: no, no, l'ho restituita a Salvatore Vinci, però in un primo momento aveva detto di averla lasciata lì. Perché? Non è che lasciare lì la pistola di un delitto sia una cosa normale. Cioè, lui se Assolutamente. stava raccontando una balla, poteva dire: io l'ho restituita a Salvatore Vinci, perché doveva dire di averla buttata lì. Però non è finita. Perché? Perché quasi un anno dopo, diciamo, allora questo succedeva nell'agosto, nell'aprile dell'anno successivo, Natalino venne interrogato dal giudice Spremolla, dal giudice istruttore Spremolla. E Natalino disse che aveva visto lo zio Piero. Natalino innanzitutto disse che era presente lo zio Piero Mucciarini e disse che lo zio Piero aveva lasciato la pistola lì. Allora, primo, Stefano Mele avrebbe inventato, chissà per quale motivo, di aver buttato la pistola sul posto. Natalino, 8 mesi dopo quelli che sono, avrebbe inventato di aver visto lo zio Piero gettare la Stato, pistola o sul magari ho posto. indotto a dire corsi di vita a qualcuno. Da chi? Ma non c'è motivo. Allora, Natalino raccontò delle cose che gli fu detto di dirle. E tutto quello che lui raccontò, le sue, diciamo, bugie, hanno tutta una ragione. Ah, per esempio, il fatto che si svegliò, vide i due morti, morti, l'uomo ancora non era morto del tutto, lo zio, però insomma, poi lui andò a fare da solo il viaggio, eccetera, eccetera. È chiaro che gli fu, era opera del padre che aveva tentato in questo modo di tirarsi fuori dal delitto, no? Cosa che, qui è un discorso un po' lungo, perché mentre lui non voleva andare in galera, i suoi parenti ce lo volevano mandare come paravento per evitare poi di essere inquisiti Questi loro. tardi sono strani, forti, eh. Beh, ci sono anche dei legami di sangue, lì c'è tutto un discorso che probabilmente noi facciamo anche fatica a capire. In ogni caso, le bugie di Natalino hanno una ragione. Lo stesso Rotella, che lavorò sulla pista sarda, dice che Natalino non mentì mai, non mentì se non su istigazione di chi gli aveva chiesto di mentire. Ecco, allora, questa storia della pistola che lo zio Piero avrebbe gettato lì, e che gliel'avrebbe detta? Cioè, non c'è un motivo di nessuno, cioè nessuno avrebbe avuto un motivo per fargli dire una cosa del genere. Allora io dico, Beh, si potrebbe dire che gli è stato detto di dire così in modo da depistare su dove era andata finalmente a finire la pistola, che magari eh era beh, ma la quella pistola non pistola, venne trovata. come dicevamo, un ferro compromesso, come una pistola che ha ammazzato non si fa sparire, non è che lo si butta, no? Beh, allora, se sotto ci fosse stato che ne so, un fiume in piena, allora gli potevano anche avergli detto: digli che l'hanno buttata nel fiume, di modo che nessuno la trova più. Ma dicendogli che, di dire, digli che l'hanno buttata lì e poi lì non è stata trovata, che depistaggio era? Cioè, non c'era nessun depistaggio, no? Cioè, io sono convinto che Natalino vide lo zio Piero buttare via la pistola e Mele disse di aver lasciato la pistola sul posto perché pensava, sperava che venisse ritrovata e che desse un supporto alla sua confessione. Una confessione che era d'accordo, era un accordo con i suoi familiari. Di chiudere il cerchio con lui che aveva sparato e Salvatore Vinci che lo aveva aiutato, perché lui da solo sarebbe stato incapace, non aveva la pistola, non aveva la macchina per arrivare lì e compagnia bella, no? Il piano era questo, soltanto che quel piano andò in fumo, anche se poi le forze dell'ordine non capirono cosa c'era dietro. Andò in fumo perché quella pistola non venne trovata. Allora, era passata l'astronave di Star Trek, l'Enterprise, e l'aveva tirata su con un raggio traente? Cioè, quella pistola, se non è stata trovata ed era stata lasciata lì,
qualcuno dovette averla presa. Va bene? Non è che è sparita, no? Qualcuno deve averla presa, cioè questo è un dato di fatto, è il terzo dato di fatto, primo dato di fatto, i sardi uccisero. Faccio un'ipotesi. È passato qualcuno, se l'è presa e poi dopo l'ha venduta al mercato e poi dopo è arrivata al mostro. Che Potrebbe però, in anche essere così, questo caso non sarebbe Lotti, per esempio. certo, potrebbe essere anche così. Beh, ma Lotti non è che, attenzione, qui si parte da due punti di vista. Questo diciamo, la testa, da una parte. Poi dall'altra c'è il fatto che Lotti non è che, io ti dico è lui perché lui prese la pistola. Io ti dico che lui prese la pistola perché era il mostro. Cioè, prima, vediamo il Lotti come è coinvolto nella vicenda del mostro. Poi uno si domanda, ma quella pistola che c'aveva in mano, dove l'ha trovata? Allora c'è qualcuno che ti potrebbe dire, l'ha trovata nei fanghi dell'Arno e non era quella di Signa, perché quella di Signa, c'è stato il cambio dei Bossoli e compagnia bella, no? Vabbè, quella è Che un'altra storia teoria lì, ancora di cui magari parlare. lasciamola perdere perché non è il momento di sperdersi. Però anche questa. Vabbè, allora arriveremo anche lì, arriveremo No, non anche adesso, ne riparleremo. Questa è un'ipotesi lì. Va abbastanza. bene, È va bene, no? molto meno, molto peregrina, in realtà molto peregrina. Certo, al limite anche questa è molto fantastica, però ha degli addentellati. Vabbè, in Comunque ogni io c'è caso. un libro che tu conosci senz'altro, che è La leggenda del Vampa, ok? Sì. L'autore, di cui adesso non ricordo il nome, comunque Alessandri, Alessandri, il nome non me lo ricordo, è ma. uno favorevole alla teoria dei compagni di merenda, assolutamente, Sì, ma sì, sì. soprattutto comunque alla teoria di una colpevolezza principale di Pagani. Certo, lui parte con A Pacciani, poi. un certo punto mi sembra che, se non ricordo male, lui ipotizza che questa pistola sia entrata in possesso di Pacciani mentre girava per i mercatini, forse prima comunque, prima del delitto di Signa. Ecco, lui Sì, penso che ipotizza. lui creda che sia stato fatto da Pacciani quel delitto lì. Sì, anche quello. Ma comunque, in questa ricostruzione, diciamo che viene esposta la teoria di cui dicevo prima, cioè di un passaggio non casuale, ma attraverso vari altri passaggi, per cui questa pistola non registrata, eccetera, sarebbe stata ceduta, venduta da uno, che l'avrebbe venduta all'altro, poi alla fine. Come ipotizza Alessandri, Pacciani nei tempi successivi all'alluvione di Firenze, in cui c'era venuto un rebelotto per quanto riguarda tutti i depositi di vecchi materiali, subito dopo l'alluvione ad una bancarella o presso un armaiolo così di fortuna non ufficiale, l'acquista. Ecco, Sì, quindi sì, sì, questa è sì. una possibilità da tenere presente, insomma. Io me lo ricordo perché mi aveva colpito questa cosa, perché c'era il problema di come Pacciani fosse venuto comunque in possesso della pistola, anche se era lui l'assassino L'assassino di Signa. Beh, questo non sarebbe un vero e proprio passaggio, diciamo, sarebbe trovare questa pistola prima del delitto di Signa e tenersela fino in fondo. Diciamo, in di. questo Sì, certo. modo Ma vale anche si evita il caso di. il problema più grosso che è questo passaggio, no? Però io perché penso che la pistola sia stata raccolta dal mostro sulla scena del crimine? Perché io credo, che ci siano degli indizi che fanno pensare a una persona che quella sera era al cinema insieme ai due. Allora, noi abbiamo una testimonianza. Allora, naturalmente facciamo una premessa. Io tutto quello che dico non lo posso provare, no? Cioè, diciamo che tutto va visto come un tentativo di ricostruzione storica che è tanto più, di valore quanto più spiega. Cioè, è Beh, chiaro però anche che. tu sei andato alla caccia, poi ne parleremo, sei andato alla caccia di prove invece forensi, ultimamente mi sembra, di questo Sì, e poi ne tipo. parleremo anche di Poi ne quello, perché quella è parleremo. una cosa molto importante, Beh, quella dell'impronta. sarebbe, ne parleremo, ma quella è una prova forense. Siamo ben oltre la teoria in cui ci troviamo adesso, no? Comunque, io dico che in quella sera ci sono degli indizi che fanno pensare a una persona che seguiva i due.
Allora, innanzitutto quello che era la cassa, che credo fosse il proprietario del cinema, disse che dopo i due, tre con il bambino, lui disse che il bambino non l'aveva visto, mi sembra, ma chiaro, era un film vietato, per cui disse che non l'aveva visto. Disse che dopo di loro, che erano entrati proprio al film che stava iniziando, dopo di loro entrò un uomo che lui non sapeva chi fosse. E allora, innanzitutto non sapeva chi fosse, cioè non è che l'Astra Signa è un paese così grande, no? Il fatto che non sapesse chi fosse già può far pensare che questo personaggio veniva È da un fuori. dettaglio che riporta nel suo libro anche l'avvocato Filastò Buonanima, no? Era una delle Sì, lui però lo interpreta come il mostro, però. Lui lo un altro interpreta come il mostro, Pensalotti, che ma ritiene uccide. che il mostro possa essere quella persona lì, insomma, anche Certo, lui. lui pensa che quella persona lì poi andò a uccidere. Io penso invece che non andò a uccidere, ma seguì. Allora, aspetta un attimo perché c'è questo indizio, ma ce n'è un altro che io credo sia ancora più importante, che è una frase di Natalino che in quei tre interrogatori della primavera, io non mi ricordo in quale, forse il primo o secondo, qui in quei tre interrogatori davanti al giudice istruttore Spremolla della primavera 69. Raccontò che disse che fuori dal cinema aveva visto un uomo con il quale né la mamma né lo zio avevano parlato. Allora questa frase, vabbè, è una frase che è riportata sul verbale, per cui bisognerebbe vedere come il bambino l'ha detta, però vista così sembrerebbe quasi che i due avevano visto questa persona e di questa persona avevano parlato tra di loro. E Natalina aveva notato questa persona della quale i due non ci parlarono. Però, insomma, si può pensare che se lui l'aveva notato, probabilmente, a meno che lui stesso non avesse visto una persona adulta che lo aveva incuriosito, io penso che sia un po' difficile. Probabilmente la notò perché aveva visto che i suoi genitori l'avevano notata, però disse che non ci parlarono. Io sono convinto che questa persona aveva seguito i due e seguiva la Locci. La seguiva come anche con il motorino. Perché? Perché un tizio, Barranca, mi sembra, disse che la donna veniva seguita da uno in motorino. Quindi motorini con una cilindrata che non richiede la patente. Sì, un motorino, perché non richiede la patente, no? Ma Per cui scusa, io dove penso. abitava? Ti interrompo un attimo, dove abitava Lotti in quel periodo, si sa? Allora, siamo nel 68, abitava al Bargino, abitava sotto in via Siena, Stanza via Cassia per Siena, Trassigna Bargino. a San Casciano, praticamente, è una frazione di Ok, San Casciano, a distanza con. sud, ma sarà una trentina di chilometri. Una trentina di chilometri, Un credo. bel viaggetto con un motorino Sì, beh, comunque. ma uno che ha un motorino e c'ha solo quello e che non ha amici, cosa fa? Se ne va in giro. Io penso che. Allora, se vogliamo parlare di quel personaggio, allora il discorso che io ho fatto si può attagliare a qualsiasi personaggio che poi possa essere diventato il mostro. Se Certo. vogliamo andare su Lotti, c'è il discorso del motorino innanzitutto, che la donna disse di essere stata seguita, che c'era un tizio con il motorino che la seguiva. E poi il fatto che, insomma, allora, Lotti aveva vissuto a San Casciano negli anni 60 in frazione Bargino, e poi non so se all'inizio aveva vissuto da qualche altra parte, ma credo che negli anni 60 la sua casa fosse quella. E la Locci aveva vissuto alla Romola, sempre una frazione di San Casciano. È vero che una era a sud e una era a nord, però insomma, cioè quello che voglio dire è che la Locci, che era una che per il suo comportamento immagino fosse chiacchierata, immagino che magari non era tanto bella, però qualche occhiata gli uomini gliela davano, no? Qualche colpo, diciamo così, che gliel'avrebbero dato volentieri. E io penso che anche un personaggio che aveva qualche problema nella sfera sessuale possa aver fantasticato su questa donna. Dice, magari va con tutti, va anche con me. E magari possa anche avere. Così anche dalle chiacchiere della gente, saputo dove era e magari essere andato a seguirla qualche volta lì all'Astra Signa dove lei abitava. Quella sera essere andato al cinema anche lui, essersi accorto che c'era qualcosa in ballo perché fuori c'era una macchina che aspettava loro
E può aver seguito insomma, una specie di carovana, due macchine avanti e un motorino dietro, essersi fermato a distanza e poi essere andato sulla scena del crimine, con i cadaveri ancora lì, dopo quando se ne erano tutti andati, e aver raccolto questa pistola. Questa è la mia ipotesi. In ogni caso, ripeto, c'è un primo elemento che è quello che il delitto fu compiuto da Salvi. Un secondo elemento che la pistola venne lasciata sul posto. A questo punto qualcuno se la prese. Si possono anche pensare a soluzioni così complesse del tipo che arriva, per esempio, c'è chi dice quella pistola se la prese il primo carabiniere che arrivò lì. Io come faccio a dire che non è vero? Potrebbe anche essere. E che il mostro era un Poi carabiniere. Però se poi si va a vedere un po' di anni dopo chi era che conosceva la piazzola di Vicchio, per esempio, fin dall'81 e che era stato in giro sotto la piazzola di Scopeti con la sua macchina rossa e tutta la domenica che, dove i cadaveri erano lì da 2 giorni e che poi confessò di essere stato lui sì a uccidere diciamo a partecipare ma in un ruolo minimale e allora uno si dovrebbe fare qualche domanda e che poi era alto 1,80. Questo magari lo vedremo, perché poi ci sono anche queste caratteristiche qua, no? 80, Mancino, eccetera, eccetera. E allora uno dice, ma chissà che quel personaggio che quella sera con il motorino poteva aver seguito la coppia non fosse proprio lui? siamo sicuri che Lotti possedeva un motorino all'epoca? No, non possiamo No, non dirlo. siamo sicuri. Lui Però disse potete. che quando prese la patente nel 78 si era stancato di andare in giro in motorino. Io penso che un motorino, insomma, ce l'hanno tutti. Ora ce l'hanno tutti. Chi non ha la macchina, un motorino se lo compra. Un motorino che non ci vuole la patente, uno se lo prende. Io penso che pensare che Lotti ce lo potesse avere, io penso che è più probabile che ce l'avesse che non ce l'avesse, insomma. Ma se lo poteva permettere, e quali sono le condizioni economiche di Lotte all'epoca? Ma allora Lotti, beh, so che faceva lavori saltuari, si sa pochissimo di Lotti degli anni 60-70, però un motorino, io penso che, insomma, io mi ricordo nel 68 che io presi il mio, lo pagai, nel 69, presi il mio, lo pagai 140.000 lire, un cross, e 140.000 lire le guadagnavo in un mese di lavoro al Golf Club a Puntala, io mi ricordo questo. Ok, va bene, veniamo ad altri aspetti sempre legati a questo passaggio della pistola. Poi ammettiamo che l'abbia raccolta Lotti. Poi Lotti che se ne fa? Perché la tiene? Dove l'ha tenuta per 7 anni? Perché noi dobbiamo ricordare che da Signa a Borgo San Lorenzo passano quanti anni? Passano 5 anni, 6 anni, giusto? Beh, Come allora mai? non so se tu hai preparato una domanda dopo sulle cartucce, perché sennò possiamo introdurre adesso l'argomento. Vai, vai. Lo introduciamo adesso. Beh, allora, diciamo pure che chi aveva e ha interesse a confutare questo tipo di passaggio della pistola, in pratica, quelli i sardisti, diciamo così, mi perdoneranno sardisti, lottiani, paccianisti, qui. Sì, tanto per intendersi, insomma, non è che è denigratorio, no? I sardisti, come era Rotella d'altra parte, è chiaro che vedono come il diavolo questa storia, no? Di un passaggio della pistola a uno sconosciuto, perché tutta la pista sarda non aveva senso. Cioè, i sardi, per quanto si torturassero, si poteva usare anche, io ho appena visto a Volterra il museo della tortura, sono delle torture incredibili. Io tu prendevi i tutti i sardi, li mettevi a fare quelle torture, li mettevi sotto tortura, non ti avrebbero detto che era il mostro se il mostro fosse stato uno sconosciuto a loro. E in effetti poi andò anche così, no? Perché picchia picchia, alla fine Rotella rimase con un pugno di mosche perché non riuscì a dimostrare che il mostro era tra i sardi. Ecco loro. E tra questi ci possiamo mettere il colonnello Torrisi, tirano in ballo il discorso delle cartucce. Dice: ma quello ha preso la pistola, lo sconosciuto. Ma le cartucce? Come ha fatto a prendere anche le cartucce? Certamente sulla scena del crimine non c'erano le cartucce. Sì, ma quali cartucce? Certo,
il discorso è, si vuole sostenere con certezza che le cartucce usate nel 74 provenissero dalla stessa scatola di quelle usate nel 68. Ma non è dimostrato questo, non è dimostrabile. Si trattava soltanto dello stesso tipo di cartucce che erano le cartucce di gran lunga più diffuse in quel calibro. Per di più, erano delle cartucce che si usavano nella caccia, perché erano delle cartucce da carabina, compatibili con una pistola, ma erano delle cartucce da carabina. Erano cartucce a bagno di rame, le Super Speed. Fino al 76, mi sembra, o 78, 76 comunque, si poteva andare a caccia con la carabina calibro 22. Poi è stata abolita. È stato vietato perché i bracconieri la usavano, faceva poco rumore e le guardiacaccia non li sentivano, per cui è stata vietata. Però fino al 76, mi sembra 78, si poteva usare la carabina calibro 22, per cui in armeria trovavi quelle cartucce lì. Le cartucce per pistola le trovavi generalmente nei poligoni. Perché non è che con la pistola è molto più comodo comprare le cartucce nel poligono. Tu vai, io ci sono stato poche volte, ma ci sono stato per Domanda, vedere. c'è la notizia che Lotti sapeva sparare, aveva l'abitudine a sparare, frequentava poligoni, frequentava gente che Beh, sparava? allora, se pensiamo a come entrò in possesso di quella pistola, certamente non era tipo da poligono. E non credo che andasse in giro a sbandierare il fatto che sapeva sparare, no? C'è anche questo, viene detto, ma Lotti sapeva sparare? E che ne so io? Io penso di sì, cioè non credo che sparare con una 22 sia così difficile. Anche perché se si deve pensare che quelle persone erano a mezzo metro da lui, insomma, ora, se si va a vedere la perizia dello sparatore, del mostro come sparatore, è una perizia, cioè gli esperti lo dicono anche loro, no? Che era... All'inizio era nervoso, cioè sbagliava un sacco di colpi, poi pian piano un po' ha migliorato, ma insomma non era uno sparatore provetto. Però in ogni caso, per finire il discorso delle cartucce, non c'è nessuna certezza che le cartucce di Borgo provenissero dalla stessa scatola di quelle di Signa. Assolutamente, anzi, io ho fatto un video, ho fatto vedere i fondelli delle varie cartucce che sono usciti, le fotografie a colori sono uscite sulla perizia Minervini di qualche anno fa, e si vede che le cartucce di Signa, per come è la forma dell'H impressa sul fondo, sembrano un po' raccogliticce, sono cinque bossoli in cui si possono distinguere gente diversa, il che potrebbe far pensare che chi le ha raccolte non è che le ha comprate in una scatola, ma magari c'era un barattolo e ce le metteva lì. Via via che le trovava, no? Il cacciatore che gli avanzava qualcuno, le metti lì, eccetera, eccetera. Poi invece l'assassino del 74 aveva comprato una scatola intera. Infatti i bossoli del 74 sono tutti omogenei. Comunque, secondo me, il discorso tuo che fai, no? Che cosa ha fatto Lotti con Lotti? Cosa ha fatto il mostro? Parliamo del mostro perché, ripeto, questa parte si attaglia a qualsiasi serial killer unico. Ecco, naturalmente non si attaglia alle sette, non si attaglia alle congreghe, non si attaglia a queste, Beh, ai perché non venti solo armati e compagnia bella, no? trova la pistola per avventura, non dico per caso, comunque per avventura, ma comunque scopre dal possesso di quella pistola anche di avere una pulsione a usarla. Allora, secondo me, questa però naturalmente è la mia interpretazione, io penso che in quei primi anni in cui il mostro, il futuro mostro, non parliamo di Lotti, ripeto, in questo momento, parliamo di futuro mostro, che aveva in mano questa pistola, certo, questa pistola lui ci aveva fantasticato sopra e così via, no? Secondo me, la cosa più importante è che lui aveva continuato a seguire delle ragazze. Perché era un personaggio incapace di avere dei rapporti, diciamo, sessuali, ma non solo sessuali, anche, così, come si dice, insomma, con delle donne, non riusciva a interfacciarsi con il sesso opposto. Per cui i suoi approcci con il sesso opposto erano di questo tipo. Io credo che, come aveva seguito la Loci, avesse seguito Stefania Pettini e magari erano già passati 6 anni.
non aveva seguito soltanto lei, aveva seguito prima anche altre ragazze. Ma noi abbiamo una testimonianza delle cugine di Stefania Pettini, che venne uccisa nel 74, ricordo, che dissero che lei aveva raccontato di un tizio che l'aveva seguita dalla stazione di Santa Maria Novella fino al luogo di lavoro, a Novoli. Questo tizio aveva sui 35 anni, Lotti ne aveva 34, se vogliamo poi tornare appena appena su di lui. Questo tizio di 35 anni l'aveva seguita e le aveva fatto paura. Io ho l'impressione, e poi anche per come era andato il delitto, per l'interazione tra l'assassino e la vittima femminile, che questo delitto fosse stato compiuto d'impeto da un personaggio che questa pistola magari se l'era portata dietro tante altre volte, ma non l'aveva mai usata e magari non aveva nemmeno intenzione di usarla. Era come chi va in giro con il canone e si sente forte perché c'ha il canone, no? E lui c'aveva la pistola e si sentiva forte perché c'aveva questa pistola, cioè un tipo frustrato. Lui stette quella sera 2 ore, un paio d'ore, a guardare i ragazzi che litigavano, i ragazzi avevano avuto degli screzi, e ci sono elementi che ci fanno pensare che fossero stati in macchina a discutere, a litigare, fazzolettine accartocciate, probabilmente che così testimoniavano un pianto. Io credo che lui stette a guardarli per tanto tempo, ma a questo punto no, è chiaro che loro da un momento all'altro se ne potevano partire. Perché aspettare tanto tempo per poi ucciderli? Io credo che lui uscì fuori e li uccise quando si rese conto che era finito il litigio e i ragazzi si erano riappacificati e stavano per avere un rapporto. Perché li uccide? Per gelosia, secondo me la sua era una gelosia malata. Una gelosia, cioè lui aveva fantasticato nella sua mente di questa ragazza che litigava col ragazzo e magari lui si era fatto l'immagine, chi lo sa, litiga con lui, magari potrebbe anche venire con me. Nel momento in cui si rese conto che le sue erano solo delle fantasie, la rabbia prese il sopravvento, uscì fuori, sparò, attenzione, sparò soltanto a lui. Cioè una ricostruzione corretta della dinamica del delitto, che è diversa da quella proposta dal colonnello Zuntini, che non ci aveva capito nulla, a mio modesto parere, non ci aveva capito nulla, una ricostruzione corretta ci dice che l'assassino sparò i 9 colpi, tutti contro Pasquale, e prese la ragazza alle gambe 2 volte, mi sembra, e la prese per sbaglio, cioè perché i colpi andavano fuori bersaglio. Poi, per cui non la voleva uccidere. O perlomeno non la voleva uccidere subito, chiaramente l'avrebbe uccisa perché poi l'avrebbe riconosciuto. Però lui, una volta ucciso il ragazzo, che sfortunatamente, insomma, aveva tentato di fuggire, aveva aperto la porta dove c'era la ragazza, aveva perlomeno tolto la sicura, era riuscito con la maniglia a togliere la sicura. Lui andò di là e tentò un approccio con la ragazza. Ci sono degli elementi che ce lo dimostrano. C'è un'unghiatura sul labbro della ragazza, che ci fa capire che la sua posizione era proprio addosso alla ragazza, cioè con una mano le tappava la bocca e con l'altra la patteggiava. Il fatto che le tappasse la bocca è indicativo, vuol dire che la voleva viva, perché se no, fin da subito lei urlava, ma non le tappi la bocca, prendi il coltello, le dà una coltellata E la ferita nel legata. cuore e questa smette subito, no? Se lui le ha tappato la bocca è perché voleva che rimanesse viva. Nel momento in cui questo approccio, lo disse anche De Fazio, è una cosa simile, anche De Fazio mi trova, si trova, io mi trovo d'accordo con lui, diciamo, c'era questo tentativo, questo approccio, che poi lui si rese conto che non poteva portare da nessuna parte, allora preso dalla rabbia, la accoltellò in un modo proprio violentissimo, fino a sfondare lo sterno. Quindi si portava dietro anche un coltello, solamente Si la portava pistola, dietro anche un aveva coltello, certo. intenzioni cattive, insomma. Beh, insomma, sì, si portava dietro una pistola, si portava dietro anche un coltello. Probabilmente nella sua mente, ma chi lo sa, magari c'era sì l'idea di uccidere qualcuno, magari poteva anche essere l'idea di difendersi da qualche dai guardoni con i quali magari avrà anche avuto degli screzi, no? Visto che frequentava questi posti. Secondo me lui non era un vero e proprio guardone. Lui andava a guardare le ragazze che gli interessavano, quello sì. Ma non era un guardone che si accontentava di guardare da lontano quello che facevano gli Quindi altri. la Pettini gli interessava come gli interessava la Barbara, Locci. Sì, secondo me sì, però naturalmente
è la mia ipotesi che tenta di spiegare Questo il non si può comportamento del escludere. futuro. Non si Come? può escludere, Non lo si può sicuramente. escludere. Allora, io penso che il comportamento dell'assassino indichi proprio per quel delitto un interessamento particolare per la ragazza. E io no, lo ancora non lo considero, non lo considero un serial killer, perché ha ucciso una coppia e basta. Dopo sei E poi anni, passano tanti anni, più che non dal passano precedente. 7 anni. Allora, cosa ci dice De Fazio? De Fazio ci dice che in questo periodo, molto probabilmente, l'assassino trova il modo di soddisfare i suoi istinti in altro modo, magari con donne anche a pagamento. È quello che penso anch'io. Cioè, secondo me, per il comportamento che l'assassino ebbe con Stefania Pettini, quello una donna nuda non l'aveva vista. Non ci si era mai, ma non ci si era mai trovato davanti. Ebbe proprio un comportamento quasi esploratorio, con questo coltello che punzecchiava qua e là. Io penso che è una storia che durò parecchi minuti. Lui stette lì, era quasi un'esplorazione. Anche lì De Fazio era d'accordo con me. Come? Del trancio, scusa, E di probabilmente quello io lo vedo, personalmente lo vedo come l'atto finale. Cioè lui voleva assaggiare, no, la consistenza di quella parte che lui non aveva mai visto e non lo fece con un dito, attenzione, e nemmeno tantomeno con il coltello, nota giustamente De Fazio. Quasi come come una specie di paura, una specie di, insomma, esitò a fare e prese questo traccio di vite per vedere se entrava. Io non so cosa pensava lui che ci fosse Grazie. lì. Allora, e poi, fatto questo, dice De Fazio, io sono d'accordo, questo fatto probabilmente fu una specie di shock per lui. Fu uno shock che gli fece cambiare il suo approccio con le donne, cioè capì che quell'approccio lì non andava bene e ne cercò un alternativo. Però nelle sue condizioni l'unico che trovò fu quello, io penso, Ma quindi di... se poi ha trovato questo equilibrio in questo periodo latente tra Borgo San Lorenzo e Scandicci, no? Se ha trovato un equilibrio, come mai questo equilibrio si altera di nuovo e arriva a un delitto come quello di Scandicci veramente brutale? Anche qui si possono fare soltanto delle ipotesi, però delle ipotesi sulla base di alcuni elementi di una certa rilevanza. Allora, se vogliamo stare, diciamo, un attimino su Lotti e vederlo come possibile mostro, ecco, possiamo dire che in quel periodo Lotti cominciò ad andare a prostitute. Probabilmente, come? E questo si sa, è provato, ci sono Allora, testimoni. non sappiamo il momento in cui lui iniziò. Sappiamo però che da Pucci, da suo amico Pucci, che loro iniziarono ad andare a prostitute con la macchina a Firenze nel 78, quando Lotti prese la patente e prese la macchina, e che prima andavano col pullman. Pucci era più vecchio di Lotti, era più vecchio di una decina d'anni, adesso non so con precisione, 7-8. E era uno che problemi sessuali non ne aveva. Lui andava tranquillo, cioè era uno con un orizzonte, diciamo così, intellettivo limitato, e Però questo lo... era un minorato mentale acclarato. Non era un minorato mentale, e qui si fa troppo Pucci. presto a dare delle patenti. Lui aveva, era stato dichiarato oligofrenico alla visita per la pensione, ma la pensione si dava a tutti. Infatti, i consulenti che lo andarono a cercarono di sondarlo e che non ci riuscirono perché lui si rifiutò, dissero chiaramente che secondo loro quel certificato che aveva per la pensione era un certificato che non era giustificato. Non era così cretino. Poi basta vedere lo scambio con Filastò, cioè al processo praticamente lo irrideva Pucci a Filastò. Ma che dice quello lì? Ma io non lo capisco quell'uomo. Cioè, non era un cretino Pucci, eh? Cioè, è chiaro, non era una cima, però non era un cretino. Comunque, parentesi chiusa. Io credo che fu Pucci a portare Lotti dalle prostitute. Pucci che aveva più vecchio e ci andava tranquillo, lui andava, faceva il suo lavoro e se ne veniva via. Invece Lotti c'aveva sempre problemi, no? E se la situazione non era giusta, non riusciva, perché
Era un personaggio che non era il personaggio che vedeva gli UFO, era un personaggio un po' più. Comunque, chiudiamo la parentesi Lotti, no? Pensiamo a un mostro che in quel periodo aveva così, trovato un suo equilibrio, come ha giustamente detto tu, no? Perché questo equilibrio si spezza? Allora, io penso che una situazione di quel tipo, dopo un po' magari può stancare, cioè comincia a guardare quello che c'ha la moglie, quello che c'ha la fidanzata bella, quello che c'ha, e dice no, ma io non... Vado sempre a donne, devo sempre spendere soldi, alla fine uno che all'inizio poteva essere anche contento di questo cambiamento, alla fine si scoccia. Io credo che la spinta a diventare un serial killer gli fu data da un film, il film Maniac. Lui, Una cosa che anche altri fanno notare, no? sì, allora c'è un fatto molto molto significativo che è quello che mentre girava il film Maniac, però ci sono dei problemi sulla data di proiezione, possiamo anche vederli, però in ogni caso in Maniac c'è un serial killer che uccide delle coppie e scalpa le donne. Ecco, il mostro a partire dall'81 iniziò a togliere il velo pubico alle donne. Alla ragazza alla Carmela, Carmela Denuncio, mi sembra, tolse proprio il velo pubblico, ma solo quello, non si spinse oltre. E la cosa è un po' strana, cioè quello scalpava, toglieva i capelli e quello toglieva il velo pubblico. Io ho l'impressione che lui sia andato, abbia visto questo film o abbia visto i trailer di questo film che erano ossessivi e abbia immaginato nella sua mente di diventare un serial killer. Un serial killer di successo che poi leggeva delle sue imprese sui giornali e godeva di quello. Perché? Perché in tutti i suoi delitti si capisce che non c'era alcuna spinta sessuale, cioè è vero sì che lui scendeva al pube, ma lo faceva veloce, come se fosse una cosa da fare presto e poi andarsene via. Cioè i maniaci che vanno a mutilare le donne, poverine, o anche gli uomini, insomma, godono di questo fatto, cioè lo descrive De Fazio, per esempio, no? Mettono le mani dentro, sventrano, fanno delle cose orribili e godono in quei momenti lì. Jack lo squartatore sappiamo cosa faceva. Quello è un last murderer. Ma Lotti non lo era. Lotti, adesso ho detto Lotti, ma non lo dovevo dire. Il mostro non lo era. Non era un serial killer, non era un last murderer. Andava a uccidere per altri motivi. Questo naturalmente ha dato poi la possibilità a chi vuole vedere le sette, dice, andava, faceva così perché era pagato, no? Non gli interessava la parte sessuale, oppure gli altri, che faceva così perché voleva spaventare l'Italia. Ma in realtà faceva così perché? Perché il giorno dopo si leggeva, allora, innanzitutto godeva il brivido di uccidere, e questo è dimostrato da certi delitti, per esempio Baccaiano, e questo io sono d'accordo con De Fazio, cioè metto sempre in evidenza i miei accordi con De Fazio perché io credo che lui sia quello che ci ha capito più di tutti. A Baccaiano si capisce che il mostro proprio ha preso questa fuga del ragazzo come una sfida e si è come divertito, come ha goduto di questo fatto, no? Come a Giovoli, come in altri casi. In più godeva del suo personaggio sui giornali, perché lui che nella vita era un derelitto, non era nessuno, era invece in realtà il serial killer più temuto d'Italia. Ecco Quindi è stata perché lui iniziò a uccidere. una sorta di emancipazione personale, no? Sì, Secondo teoria. cioè Qualcosa di. sì, una rivalsa, un tentativo di affermazione di se stesso in questo modo sciagurato. Ecco, secondo me la figura del mostro di Firenze va vista in questo modo. Ecco perché ti dico che se noi consideriamo il caso del mostro di Firenze diciamo, in questo scenario che è unico, allora a questo punto possiamo dire, ma com'è nato questo personaggio? Come si fa a stupirsi se è nato proprio in quel modo unico che dicevamo prima? Secondo me non dobbiamo stupirci. Cioè una storia unica come la sua è partita in un modo unico. Il concetto è chiaro, però torniamo più in pieno Alotti, perché questo dobbiamo fare, e veniamo all'altra obiezione che ho accennato all'inizio, cioè tu adesso nella tua ricostruzione ci hai fornito un quadro di una persona tutt'altro che banale e priva di
valori, quindi priva di qualità intellettuali, morali, assolutamente, perché è una persona che ha questo rapporto con le donne, inizio negativo, poi riesce a superarlo, poi trova il modo di superare la sua frustrazione in altri modi, con l'aggressione, nutre addirittura una specie di spirito di rivalsa nei confronti del mondo che lo trascura, eccetera, eccetera. Tu stai fornendo il quadro di una persona che Complessa, diciamo, una persona complessa. complessa, com'è una persona normale, anzi, forse più di molte persone normali, di intelligenza, di capacità normali, no? Sono Tu sai d'accordo. che quando si seppe che tra gli indagati per i delitti del mostro di Firenze c'era Giancarlo Lotti, tu sai, tutto il paese di lui abitava a San Casciano, tutto Sì. San Casciano si mise a ridere, perché a San Casciano aveva proprio la fama dello scemo del villaggio, anche perché poi si accompagnava a quest'altro personaggio Pucci, che anche lui sicuramente era della stessa fatta, insomma, anche lui era un altro, insomma, del villaggio, no? Per cui come tu pensi di poter superare questa obiezione, che è molto semplice, papà, quella che fanno ti faranno e ti hanno già fatto, e comunque continuano a farti con loro che non apprezzano la tua teoria. Come riesci a superare questa contraddizione che a quello che si sa, a quello che si dice poi arriveremo anche alla perizia, perché fu sottoposto a perizia, quello che si dice, quello che dice Giancarlo Lotti era proprio il classico grullo toscano di paese. Allora, io sono stato recentemente a San Casciano e ho tentato di chiedere a qualche persona che magari sapeva qualcosa di lui. È vero, lui è considerato un personaggio che non pensano che, non si pensa che possa aver ucciso. Però è anche considerato un personaggio che ombroso, che stava per i fatti propri. E che non parlava molto. Ecco, io penso che nella sua vita, che era una vita non felice, cioè lui fin da piccolo aveva avuto problemi. Teniamo conto che aveva lasciato la scuola a 14 anni e aveva fatto la quarta elementare. Ecco, ci si può Quindi immaginare. è ripetente a vita, insomma. Ripetente, preso in giro probabilmente dalle maestre, dileggiato dai ragazzi. Io credo che lui non fosse così scemo, ma avesse avuto dei problemi di apprendimento dovuti al fatto che era un mancino contrastato. Allora, i mancini si sa che quando vengono contrastati, alcuni reagiscono male perché hanno proprio problemi cognitivi, perché il cervello a quel punto che ha bisogno di un emisfero principale, io queste cose le ho lette, insomma, da profano lo posso dire, ha bisogno di un emisfero principale. Se tu lo confondi, può reagire male e con difficoltà di apprendimento. E io penso che Lotti avesse avuto quello. Era rimasto indietro, poi la sua famiglia era una famiglia, lui stesso aveva detto che era una famiglia, e la gente era astiosa nei loro confronti, loro erano per i fatti propri. Io penso che aveva una madre sessuofobica, il padre be che beveva e che lo teneva a casa, non voleva che uscisse. Insomma, io penso che ebbe un'infanzia abbastanza difficile. Io credo che imparò a nascondersi dagli altri e fe fece di questo una virtù di tutta la sua vita. Cioè lui non era quello che sembrava e di questo si accorsero i periti, i fornai, i ragazzi. Cioè, di fronte a loro, Lotti non riuscì a mascherarsi, ci tentò di farlo. Infatti, loro lo scrivono nei test che fecero, test psicodiagnostici, come che si chiamano, quelle figurine e tutto. Lotti volutamente non rispondeva perché aveva paura che quelle svelassero certi suoi aspetti, che magari lui parlando ci tentava di mascherare. E loro dettero un giudizio, cioè secondo loro, lo dissero chiaramente, lo disse mi sembra Fornari,
Lotti aveva tutte le caratteristiche di un serial killer. Lo disse proprio in dibattimento. Lui ha tutte le caratteristiche di un serial killer. Sai cosa obiettano i tuoi detrattori della teoria? Che quella perizia lì fu una perizia che favorevole all'accusa chiesta per sto riferendo, Certo, certo. veramente condivido tutto quello che sto cercando di fare il mio mestiere al meglio. Dicono che una perizia chiesta dall'accusa che aveva come scopo quello di sdoganare la credibilità, l'attendibilità di Lotti come testimone, perché una delle cose che sono state messe più in dubbio al processo sui compagni di Benevenza è l'attendibilità di Lotti come testimone. Allora, quella perizia fu funzionale alla dimostrazione che no, non era assolutamente una persona con dei gravi deficit intellettuali, anzi era un furbastro che riusciva a nascondersi, eccetera, eccetera. Questo obiettano, Ma obiettano male. Perché? Obiettano male perché lo scopo dell'accusa non era quello di avere un serial killer, era quello di avere un complice di Pacciani, succube di Pacciani. Questo era, diciamo, il personaggio che l'accusa voleva. E Fornari e Lagazzi gli dettero un altro. Gli dettero invece un personaggio che non era affatto succube di Pacciani, aveva tutte le caratteristiche del serial killer. Ora, secondo me, se ci fosse stata un'altra difesa, ne avrebbe approfittato. Non ne approfittò, perché la difesa di Vanni era una difesa che era partita dal presupposto che Lotti fosse un imbecille, che non c'entrasse niente, e su quella andarono avanti fino a che Vanni fu condannato. Se invece avessero preso in mano questo ritratto di Lotti, dicendo come caratteristiche di serial killer, ma non sarà mica te che hai fatto quella storia lì, come disse il povero Vanni una volta, sarà mica te che l'hai fatto. Cioè, quello che io dico, all'accusa di avere un Lotti serial killer, cioè era pericoloso, cioè gli avrebbe fatto cadere il castello. Infatti, ti dirò, se riusciremo a raccontare la storia delle impronte, ti dirò che adesso la procura si trova in una Parliamo condizione molto difficile, molto difficile. per gradi, andiamo per gradi, ne parliamo No, sicuramente. appunto, però per dirti che un Lotti serial killer con le caratteristiche del serial killer non era quello che voleva l'accusa. Il fatto che non fece danno è perché la difesa Vanni non se ne approfittò. Doveva approfittarsene. Doveva prendere in mano la perizia e dire: ma guarda un po' sto Lotti, ma non sarà mica che sarà stato lui. E invece no. Veniamo ad un altro aspetto, cioè tu sai, perché hai studiato le carte, ma lo sanno tutti quelli che si intendono un po' dalla vicenda del mostro di Firenze, soprattutto del processo ai compagni di Firenze. Tu sai che praticamente nelle sue dichiarazioni, nelle sue deposizioni, Lotti ne ha dette di tutti i colori, cioè sono piene assolutamente di errori, di cose inverosimili, di cose assolutamente false. Tant'è vero che poi nella sentenza di Cassazione i giudici hanno tentato una giustificazione singolare che è questa. Dicono: sì, è vero che questo ha sbagliato, non è attendibile per tante cose, ma questo, tenuto conto che una persona di scarsa cultura, è la dimostrazione della sua credibilità, perché se avesse detto tutto per filo e per segno sarebbe stata una prova, un indicatore che in realtà o era manovrato oppure non era lui. Ecco. Ti dicevo, tutti questi errori, molti li hai evidenziati anche tu, soprattutto per quanto riguarda, meglio di tanti altri, sono uno di quelli che hai evidenziato, ad esempio, per quanto riguarda il delitto di Baccagliano, la storia del parcheggio delle macchine, cioè, ma anche per quanto riguarda il delitto su cui torneremo a proposito delle impronte, il delitto di Vicchio, Vicchio. eccetera, eccetera. No, dove metti in evidenza come lui si All'orario sente notturno. di essere andato là a fare il palo, ma ha fatto il palo in una posizione in cui non serviva minimamente farlo, eccetera, eccetera. Come ti spieghi questi errori da parte di Lotti? Certo, se è il mostro, si potrebbe pensare che li ha messi là per depistare da sé voglio dire, le accuse, però poi a un certo punto fa una cosa che, se è così, una persona così astuta,
con questa personalità così complessa e il cittadino non avrebbe dovuto fare, perché ammette addirittura di aver partecipato materialmente a un delitto, di aver fatto solamente il palo. Ecco, come spieghi queste contraddizioni e queste descrizioni e le posizioni molto spesso quasi comicamente sballate? Bisogna pensare che Lotti, nel raccontare i fatti, aveva di fronte qualcuno che questi fatti li ascoltava e che magari li voleva sentire in un certo modo e a cui magari bastava sentirli in un certo modo e che magari lo indirizzava anche. Per cui io penso che Lotti cercò di dire il meno possibile. Lui giocò di sponda, di rimessa, scusa, non di sponda, di rimessa. Lui giocò di rimessa, cercando di dire il meno possibile, perché qualsiasi cosa diceva poteva ritorcersi contro di lui, e questo hai detto bene tu. Ma e disse quello che bastava per, alla procura, agli inquirenti, per mettere in piedi questo scenario assurdo dei compagni di merende, che a vederlo oggi io non capisco come ci sia gente che continua a sponsorizzarlo, è una cosa assurda, no? Però all'epoca evidentemente sembrò plausibile e Lotti fece quello che gli altri si aspettavano che facesse, niente di più e niente di meno. Quando c'era bisogno di dire qualcosa in più, lui la diceva. Per esempio, perché disse di aver sparato a Giugoli? Allora, io qui naturalmente sono delle ipotesi, no, che uno fa, che poi vanno giudicate in rapporto a quanto riescono a spiegare. Io l'ho data la mia spiegazione, nel libro c'è scritto bene, lo posso dire così in poche parole. Secondo me il fatto che lui avesse ammesso di aver sparato a Giugoli deriva dalle contestazioni che gli furono fatte proprio dopo la perizia Fornari Ragazzi. Cioè, Fornari e Ragazzi scrissero diverse cose, per esempio che secondo loro Lotti aveva delle tendenze omosessuali. Scrissero anche che Lotti nascondeva qualcosa, lo scrissero proprio, no? Dice molto meno di quello che potrebbe dire. Io penso che nella settimana, perché Lotti fu preso dal suo rifugio segreto ad Arezzo, portato a Firenze, dove in una settimana scrisse quella famosa lettera spontanea dove dentro c'era questa ammissione di aver sparato a Giugoli. In questa lettera, io penso che in questa settimana era proprio il momento in cui Fornari e Ragazzi stavano per consegnare ufficialmente la loro perizia, ma si può immaginare che gli inquirenti avevano parlato con loro chissà quante volte. Poi sapevano benissimo quello che i due avevano capito di Lotti. Tra le cose che avevo capito c'era quello che lui nascondeva qualcosa. Allora, immaginiamo, no? Arriva l'inquirente che dice: Lotti, ma guardi che i consulenti ci dicono che lei sta nascondendo qualcosa. C'è qualcosa che non torna, c'è qualcosa che ci deve ancora dire. Cosa fece Lotti? E pagò dazio, cioè ammise di aver sparato a Giugoli per dire: ecco cosa nascondevo. Ma lui nascondeva ben altro, molto altro. Però intanto gli dette questo, e questo Forse è vero, gli c'è cioè, una bastò. situazione di intelligenza notevole, di intelligenza Beh, era strategica. un'intelligenza intuitiva, lo dicono bene Fornari Ragazzi. Era l'intelligenza del contadino, diciamo, del villano, che batte quella dell'intellettuale nel caso, nel, nella, nella, negli aspetti pratici. Cioè lui era come una belva che cercava di nascondersi, insomma, come una belva ferita che cercava di nascondersi. E cercava di scamparla. E lì la scampò così. È chiaro che in alcuni casi soltanto una magistratura, diciamo, cieca poteva fargli passare certe cose, no? Però era quei tempi, erano quelli, a lui andò bene, gli è andata bene. E infatti gli è andata bene, gli è andata bene, insomma. Lui sperava meglio, no? Però io credo che se fosse rimasto in galera, io penso che se non fosse morto, io penso che i 20, 26 anni che gli avevamo dato non l'avrebbe scontati. Se avesse fosse andato in galera da mostro, la chiave la buttavano via. Per Ah, cui questo tutto sommato gli era anche andata bene. va bene, sì, direi che hai controargomentato in maniera efficace.
Vogliamo parlare di quell'età. Allora, fino adesso abbiamo fatto delle congetture più o meno articolate, abbiamo fatto discorsi in via ipotetica, per quanto appassionati e ben argomentati sulla personalità di Lotti, sul passaggio, sulla maggior probabilità oppure sulla non straordinarietà del passaggio alla pistola, eccetera, eccetera. Però, come tu hai notato, di appigli solidi, di prove per dimostrare che Lotti è veramente, cioè che queste teorie sono giuste, non ce ne sono. Fino a un certo punto, perché tu ultimamente hai fatto alcuni video molto interessanti in cui sei andato a riprendere la storia di alcune impronte, giusto? Sì, certo. Si trovano dove? Dove si Io, trovava? allora, quanto tempo abbiamo? Vai, vai. Io racconterei dal punto di vista della procura questa storia, come io mi immagino che l'abbia vissuta la procura. Allora, c'è stato un momento durante le indagini su vigilanti, cioè, durante diciamo, i tentativi di trovare qualche altro elemento che non si era trovato prima con il DNA, con strumenti nuovi, DNA e così via, in cui la procura ha chiesto alla scientifica di prendere in esame delle impronte che erano agli atti, impronte che non erano state mai considerate Repertate. troppo perché repertate, erano impronte parziali, impronte non, diciamo, non utilizzabili in una ricerca automatica tramite computer. Cioè, tu sai che se io ho un'impronta di qualcuno, una bella impronta, la scannerizzo, la metto dentro un computer, quello mi fa tutto un lavoro di ricerca, la confronta con migliaia e migliaia di impronte e me la trova, no? Se c'è. Quelle impronte lì non era possibile perché erano troppo parziali, troppo prive, diciamo, solo con troppo pochi elementi. Bene, la procura dice, vabbè, facciamo questo tentativo. Prendiamo delle impronte di sospettati e facciamo un confronto diretto. Cioè, se quelle impronte parziali non era possibile mettere in un computer, però a occhio, dico, se un pezzettino di impronta mi combacia con un pezzettino di impronta di un sospettato, io posso dire, caspita, cioè la coincidenza è troppo grossa, vuol dire che quel sospettato è quello che ha lasciato quell'impronta. Se invece quel pezzettino di impronta non mi combacia con nessuna delle impronte del sospettato, io lo escludo. Sì, È un confronto diretto e questo si può fare, infatti la scientifica l'ha fatto. Cosa ha preso? Prima di tutto, ha preso, secondo me, per come l'ho capita io ho la perizia che mi ha gentilmente passato l'avvocato Viera Adriani, per come l'ho capita io, la scientifica in un primo momento ha fatto questi confronti perché il PM gli ha dato un elenco di persone. Ha preso le persone di queste giusto? Siamo nell'ambito del come? procedimento contro vigilanti, giusto? Penso di sì, siamo nell'ambito del procedimento contro vigilanti. Allora, la procura ha preso ha dato, diciamo, un certo numero di persone dicendo confrontatemi le impronte agli atti con quelle di queste persone. E la scientifica, alcune di queste persone ce l'aveva nel suo database. Si Erano tratta? stati inserite le impronte nel suo database e ha potuto fare un confronto. Io dico le queste persone chi erano? Erano Pacciani, Vanni, Francesco Vinci, Vigilanti e mi sembra Rodolfo Fiesoli, quello del Forteto, lasciamo perdere, non c'entra niente. Con queste persone, loro cosa hanno fatto? Ti posso dire che tra tutte le impronte agli atti ce n'era soltanto una significativa, tutte le altre non erano utilizzabili perché erano troppo incomplete, troppo sfocate. Una era buona, però era della vittima, era una prostituta, quella della prostituta, perché presero anche quella. Sostanzialmente le impronte erano tre. Una in casa della prima prostituta uccisa, dove che si diceva che poteva essere stato il mostro, ma era della vittima. Una serie di impronte sulla panda di Vicchio e una serie di impronte sul lunotto posteriore della macchina dei francesi. Sono queste le impronte agli atti.
Quelle della macchina dei francesi erano sfocate e non erano utilizzabili. Quelle della prostituta erano le sue, le uniche erano quelle di Vicchio. A Vicchio ce n'erano cinque, in gruppi di tre e due gruppi, sulla cornice del finestrino del passeggero dove aveva attaccato il mostro. Di queste cinque impronte, una era utilizzabile, una sola. Confrontata con. Allora, secondo me, nel mio video, ho ricostruito la dinamica del delitto dimostrando che quelle impronte le aveva lasciate il mostro attaccandosi al finestrino e spingendo con le ginocchia che lasciarono gli aloni di polvere per asportazione di polvere sulla portiera, attaccandosi e sparando con la mano sinistra. Attenzione, per cui l'assassino di Vicchio era un assassino alto, 1,80, e questo si capisce dalle impronte delle ginocchia. Era un assassino mancino, e questo si capisce perché si era attaccato con la mano destra e aveva sparato con la sinistra. A questo punto c'è quell'impronta che però non era. Quindi non avrei guanti. Non aveva i guanti, non aveva i guanti. E se no Strano. quelle impronte non c'erano. Ti Quelle dico impronte da strano, no? dove. Strano, Come? dico strano. Beh, è strano, Rischioso. strano, rischioso, però non è che le impronte, evidentemente non era così facile prendere le impronte, perché non è che ne hanno trovate granché, però quelle impronte lì, cioè diciamo Magari stava a che non lasciarle, probabilmente. stava attento a non lasciarle, sì, ma poi io non credo che le impronte sia così facile trovarle, beh, prenderle, perché ci deve essere una sostanza che Ci vuole anche un insomma, materiale adatto per materiale adatto, probabilmente stava un po' attento e beh, in quel caso comunque le lasciò. Insomma, gli assassini qualche errore lo fanno, no? E se no non li beccherebbero mai. Allora, ha lasciato queste impronte l'assassino. Di queste impronte, una sola era buona per il confronto e non era né di Vanni, né di Pacciani, né di Francesco Vinci, né di sicuro. Vigilanti e nemmeno di Fiesoli. Esclusione sicura. Esclusione sicura, la scientifica nella perizia dice che si può escludere, con certezza. Francesco Vinci naturalmente lo potevamo già escludere perché era in carcere nel 84, ma si poteva escludere anche Pacciani, perché Pacciani era alto 1,65 e non avrebbe mai potuto lasciare quegli aloni delle ginocchia sulla portiera. Già lo avrebbero dovuto fare ai tempi, no? Quando inquisirono Pacciani, se ci ragionavano un pochino. Su questa dinamica del delitto di Vicchio ci arrivavano già allora, insomma. Va bene, però si erano incaponiti su Pacciani e vollero condannare Pacciani. A questo punto non è Vanni, era un pochino più alto, poteva essere Vanni, però poi a questo punto mancavano tra le persone che il PM aveva chiesto, chiesto, mancavano Salvatore Vinci, Giancarlo Lotti e Caccamo, il medico di Vigilanti, lasciamolo perdere. Complice presunto di vigilanza. Complice presunto. Rimaniamo su Lotti e Salvatore Vinci. Evidentemente di questi due non erano state inserite le impronte nel database, perché sennò quelli della scientifica le avrebbero trovate. Va bene? Allora, adesso mettiamoci prima di andare a vedere cosa successe dopo. Mettiamoci nei panni della procura. Va bene? La procura non sapeva il risultato che ci sarebbe stato e forse non si aspettava nemmeno che Quando risale quell'impronta questo 2016, 2016. responso? Cioè io mi metto nei panni della procura, no? Dico, caspita, a questo punto cosa so io? Io so che se quell'impronta lì, qualcuno ci sarà che avrà capito che quell'impronta era un'impronta dello sparatore, no? Anche tra di loro. Se quell'impronta lì l'ha lasciata al mostro, il mostro non è Pacciani. Cioè, non, lo, lo, lo sparatore non è Pacciani. Se l'ha lasciata al mostro, non è Pacciani. Pacciani che è stato indicato come sparatore da Lotti, a questo punto, se quell'impronta l'avesse lasciata al mostro, lo sparatore non è Pacciani. Questo è certo, no? Perché non combaciano. E a questo punto il castello di.
di Lotti che racconta che Pacciani sparava e lui era lì a fare il palo, cade. Questo è un durissimo colpo perché la. Benissimo, allora mettiamoci nei panni della procura. La procura cosa dice? A questo punto io ho due impronte, lasciamo perdere Caccamo, poverino, io ho due impronte che posso dare alla scientifica, quelle di Lotti e quelle di Salvatore Vinci. Quelle di Salvatore Vinci gliel'hanno date. Sappiamo benissimo che Salvatore Vinci non c'entrava nulla, Ah, perché gliel'hanno dato. insomma gliel'hanno date quelle di Salvatore Vinci, gliel'hanno date. Perché sono andate a prenderle dai carabinieri che l'avevano arrestato Certo. prima del trasferimento Schedato. in Sardegna. Ma Al anche Lotti processo, dovrebbe essere schedato, giusto? Anche Lotti io dovrebbe penso essere. di sì. Però quelle del Lotti non gliel'hanno date. Perché non gliel'hanno date, secondo Perché? me? Perché? Allora, mettiamole che le bocce siano ferme adesso. Cosa si può dire adesso? Si può dire che quell'impronta non è del mostro. Per cui il fatto che non sia di La Pacciani contaminazione di questo genere, insomma, no? non vuol La dire che Pacciani sia innocente. Perché quell'impronta potrebbe non essere del mostro, potrebbero avercela lasciata. Quelli che sono andati lì, io ho cercato di farlo capire nel mio video che non è così, però c'è sempre questo escamotage, no, non è del mostro. A Dicevo, la questo punto, contaminazione, no? La contaminazione una sempre c'è. contaminazione, cioè diciamo la Troppa gente, scappatoia la signor trovano, no? Perché ti Presidente. dice no, non è del mostro, per cui il fatto che non sia di Pacciani non cambia le carte in tavola. E se invece io gli do quella di Lotti e risulta essere quella di Lotti, qui il rischio è grosso. Allora io mi domando, se io fossi dalla parte di là, la darei l'impronta di Lotti da controllare? Forse no, Tieni perché avrei tutto presente da che si perdere. salvano comunque perché dicono, vabbè, noi le abbiamo detto che Lotti era della combriccola, per Però cui. attenzione, se risultasse essere quella di Lotti, cade tutto il discorso di che Lotti ha raccontato. Certo, ma Che tanto non Lotti. è manco il primo racconto sballato che ha fatto No, beh, Lotti. però scusami, in questo caso, cioè, allora Lotti conosceva la piazzola di Vicchio, c'era stato con la Nicoletti. Di Vanni e Pacciani, le uniche cose che sappiamo sono quelle che ha detto lui. Insomma, ci sarà qualche mente un pochino sveglia che dice: Caspita, ma non sarà mica che è Sono quello lì che ha d'accordo con te. ucciso. In questo caso, sono, al di là del fatto che ho fatto l'obiezione, sono d'accordo con te. Sarebbe estremamente imbarazzante una cosa Estremamente imbarazzante. Per cui io mi molto. domando: questa impronta che non è stata data alla scientifica di Lotti, perché non esiste, io non ci credo che non esista un'impronta di Lotti che è andato in carcere. Deve Che esistere. non esiste, non è possibile che non gliel'abbiano presa l'impronta. È andato in Perché non gliel'hanno carcere. data? In carcere non ti fanno la schedatura con la Ma io fotografia. penso che ti guardino da tutte le parti. Allora, se non gli hanno dato queste impronte, io non so perché non gliel'hanno date, no, però ci deve essere un perché. Io credo che. Ma qualcuno si è fatto vivo per chiedere questo confronto di impronte? Ma non interessa a nessuno. Che vuoi che Tu interessi l'hai nessuno? fatto solamente come blogger, come ricercatore, quindi nei tuoi video, ma nessuno è andato proprio a proporre un'istanza alla procura. No, che io sappia, no, cioè, ma addirittura di questa perizia io l'ho saputo da quel youtuber che non voglio nominare, che è un bischero. L'ho saputo da lui, così, cioè, non si sapeva niente di questa, cioè, una perizia importantissima. Cioè, una cosa che io non sapevo niente. L'ho saputo da questo che non ha nemmeno detto la data, no? Cioè, l'ha messa lì, l'ha buttata lì come se fosse, che ne so, carta igienica. Cioè, una cosa assolutamente importantissima che potrebbe risolvere il giallo del mostro di Firenze. E quello l'ha buttata lì così, no? Io me la sono fatta dare e poi ho fatto un video, eccetera, eccetera. Io penso che, allora, è chiaro, no? Che io che sponsorizzo la figura di Lotti come assassino, il rischio ce l'ho anch'io, nel senso che se non risultasse essere di Lotti, allora io cosa potrei dire? Certo, potrei dire, c'è quell'1% che quell'impronta non era del mostro e potrei tentare di salvarmi così, potrei tentare di salvarmi dicendo magari la scientifica non l'ha controllata bene, eccetera, eccetera, però sarebbe diciamo uno smacco anche per me, ma io questo rischio lo corro volentieri, cioè qui bisogna arrivare a trovare una verità. Ma è una verifica che interessa anche quelli che sono contro fieramente la sentenza dei compagni di merende, perché se ne viene fuori che a questo punto, se non è neanche quella di Lotti, allora salta tutto il teorema, dei compagni di merende. No, perché c'è sempre l'escamotage che potrebbe non essere del mostro.
Cioè, il fatto che non sia di nessuno, cioè io l'ho dimostrato che al 99% è un'impronta del morso, perché si adatta benissimo alle impronte ovali sotto, poi nella dinamica che loro erano dietro, lui spara con la sinistra, insomma, secondo me quell'impronta era del morso, però è chiaro che se non risultasse essere nemmeno di Lotti, ti potrebbero dire allora non era del morso quella lì, no, e si salvano. Io mi potrei salvare anch'io in quel modo, no? Potrei continuare a dire Lotti è l'assassino, però certo, qualche domanda me la farei anch'io. Però io dico, l'assassino di Vicchio, lo sparatore di Vicchio era alto 1,80 e anche più, dalle impronte ovalari di ginocchia. Era un assassino mancino. Lotti conosceva la piazzola di Vicchio, che era a 70 km da casa sua. Una piazzola non era inserita in un gruppo di piazzole dove magari potevano esserci tanti ragazzi e lui andava lì il primo che trovava, no? Come poteva essere Calenzano, per esempio. Calenzano era un posto così, ma anche Scandicci. No, lui conosceva quella piazzola isolata e la conosceva dall'81. Si dice, sì, la Nicoletti che l'ha detto, e ha detto una cosa, poi ne ha detta un'altra. Sì, ho capito, si può andare a cercare di invalidare la sua testimonianza, però cioè, non si può pensare che la Nicoletti avesse detto quello che gli disse, gli aveva fatto dire la polizia in questo modo, così disse una cosa, poi ne disse un'altra. È chiaro che la Nicoletti aveva paura di essere coinvolta. Cioè, la Nicoletti, io credo che insieme al Pucci si immaginava che Lotti, fin dai tempi dei delitti, che Lotti fosse, ci avesse qualcosa a che fare con questi delitti, perché lui sentiva il bisogno di fare dei cenni, come faceva a Pucci. Faceva dei cenni, io lo so, io conosco, io è tutto. E per esempio, no, io sono stato recentemente, quando ho girato questo video, sono stato dove mangiava Lotti, lì a Ponterotto. La C'era, ho trattoria. parlato con la signora Leda, che ai tempi, io l'ho visto su una testimonianza, su un verbale che era nella sentenza contro Calamandrei, di assoluzione a Calamandrei. Questa signora nell'82 stava servendo lì in questo suo esercizio commerciale. Era un ristorante, ma era anche vicino, c'era anche il negozio di alimentari. E era il giorno dopo, 2 giorni dopo, il delitto di Baccaiano. E parlavano gli avventori di questo delitto. E c'era Lotti che era lì a fare la spesa, che se stava in disparte. Uno di questi gli fa a Lotti: "Ehi Giancarlo, ma tu cosa ne pensi?" E lui disse: Io niente, niente, io niente, non mi fate parlare, se no io parlo troppo." Questa signora gli sembrò, me l'ha detto anche a me, no? Faccia a faccia, adesso è molto anziana, però mi ha ripetuto quello che aveva detto agli inquirenti. Questa signora gli sembrò strana questa reazione, dice, ma questo lo... e gli disse a Lotti: "Lotti, ma se sa qualcosa, vai dai carabinieri." E nel verbale c'è scritto: ero talmente impressionata dalla sua reazione che dai carabinieri ci sarei voluta andare io. Questo non so perché ti ho raccontato questo fatto, però insomma è un fatto significativo sul comportamento di Lotti. Senz'altro, sì, è giusto che l'ho ricordato. Senti, ci siamo dilungati abbastanza, forse un pochino troppo, ma secondo me è stato un dialogo interessante perché abbiamo sviscerato molti argomenti. Mi scuso se sono stato troppo bastian contrario, ma Ah, niente, no, no, tranquillo, questo guarda, io mi sposo, se sei tu il mio interlocutore, a me va sempre bene. ok. E quindi direi di, però secondo me, cioè almeno a me piacerebbe fare un'analisi di alcuni dei delitti del mostro, perché tu sei uno che è molto dettagliato in questa materia. Ecco, mi piacerebbe farne uno, ad esempio, su Baccaiano, ma anche su Vicchio, ecco, e quindi perché per approfondire ancora di più la materia, ecco, per costruire la dinamica proprio criminalisticamente, in modo da mettere sul piatto quali sono gli elementi certi. Tu che dici? Sei disponibile a parlarne? Certamente, va bene, sì, Sarà volentieri. un'occasione anche comunque per riprendere la tua teoria, che comunque direi che
risulta chiaro da questo video, no? Da questa, no? Quindi tu sei stato, mi hai detto che non hai trovato un editore, probabilmente perché la tua teoria viene considerata un po' troppo ardita. C'è una signora di Roma che dice, ma sto libro, bello, bello, è scritto bene, dopo un po' mi telefona, mi fa, no, guardi, che guarda, ci siamo del tu, eravamo arrivati al tu, guarda che non è troppo adatta alla nostra linea editoriale, ma insomma ho capito che da certi accenni che aveva paura un po' di quello che poteva succedere in termini legali, credo, non so, una roba del genere. Io ho rischiato, vabbè. Non penso che rischio qualcosa, però vabbè, insomma. Vabbè, comunque è senz'altro un libro da leggere, molto interessante. Se l'hai lì sotto mano, magari ne mostriamo la copertina. Sì, ho una Come in copia di Italia quelle diciamo storia, temporanee, eccola infatti. qua. Perfetto. Quando sei te con me il Quando mostro non sei c'è. con me il mostro non c'è. Vogliamo È dire questa frase? No, l'abbiamo già una frase detta? famosa di racconto. Finiamo raccontando di questa frase, dai. Va bene, allora la frase secondo me è molto significativa perché con questa frase Lotti confessò, anche se naturalmente i detrattori della mia ipotesi dicono che non è una confessione valida. Lotti si trovava nel 1995 a passare davanti alla piazzola di Baccaiano assieme alla nipote di Mario Vanni, Alessandra Bartalesi. In quell'estate era uscito con lei diverse volte insieme a Vanni, Con aveva cui andato in aveva Africa. una love story, insomma, no? Cioè, diciamo Cosa. che sì, allora lei è una ragazza sfortunata, ha avuto un problema fisico e credo che avesse anche un fidanzato, ma quel fidanzato in quel momento era lontano e ci fu, diciamo così, un approccio di Lotti a lei, no? E passavano davanti alla piazzola e lui disse, voleva fermarsi. E lei gli disse, ma no, dai, qui no, qui c'è stato il mostro. E lui le disse, quando sei con me il mostro non c'è, di sicuro. Allora, un mio collega blogger che saluto, Frank Powerful, disse, è chiaro, no, che quando sei con me il mostro non c'è, perché no, lui non era il mostro. Quindi non potevo uccidermi con il mio. Appunto, quando sei con me il mostro non c'è, cioè io non sono il mostro, perché se sei con me e io sono il mostro c'è. Ecco, io la interpreto in un altro modo, la interpreto con il fatto che tranquilla che il mostro non ti uccide perché il mostro sono io, ecco, io la vedo La così. tua protezione è il fatto che è lo stesso mostro a proteggerti, insomma, no? Infatti. Va bene, allora direi che abbiamo trovato un modo carino per chiuderci. Ci salutiamo e alla prossima, Va giusto? bene, ok, alla Okay. prossima. Saluti a tutti.